Succede? Chi è? Thank you.
ha detto bene. Capo nostro, niente da fare, non ci dà più niente. Abita qualcuno qui? Sì, è gente di Roma. Da quando? Che stanno qui? Sì. Da un anno. Non vedi che hanno fatto i lavori alla casa? Ricostruiscono tutto. Ai signori piace la campagna, eh? Uh-huh. E quando ci vengono? Ma tu chi sei? Io sono un assicuratore. Sto facendo un giro di ispezione per trovare nuovi clienti. Assicuro ville contro i ladri. Ladri qui non ce ne stanno. Meglio per voi. Ma io devo lavorare. Me ne vado. Quando posso trovarli? Vengono il sabato e la domenica. Lui qualche volta va a caccia anche il venerdì. Allora vuol dire che tornerò quando ci sono. Grazie. E di che? Thank you.
Ce li hai sotto mano le chiavi? Sì, sì, le ho qui. Metti in funzione il frigo. Che strano, la finestra è aperta. Ma sarà stato il vento. È molto umido, le lenzuola sono bagnate. Dormiremo senza, non senti che caldo? Una schiava venga qui. Sergio vuole una schiava. Baci tu, per favore. Glielo do io la schiava. Dai, dai, scattare. Dammi le più leggere. Tieni. Può vederci. Ti sto solo mettendo della roba addosso. Allora, come faremo? A fare cosa? Non indovini? A scopare. Ah, a scopare? Troveremo il modo. Senti, non andare a caccia domani. Lei va al paese a fare le provviste, così noi possiamo, ti pare? Guarda che io sono venuto qui per andare a caccia, ricordalo. Ah, certo. E se poi ci scappa una scopata anche a me, tutto bene. Se no, fa niente, vero? Guarda che sei proprio un imbecille. Scoperemo, scoperemo. Mi sembra che tu esageri, sorellina mia. L'università l'ha rovinata questa qui. A me non mi rovina proprio nessuno. È vero, all'università c'è un po' di casino, ma basta avere le idee chiare e si supera tutto. Idee chiare? E chi ce l'ha? Io le ho, mio caro. Va bene, ma a parte le idee chiare, non so, secondo me l'importante è studiare, prendere dei buoni voti. E poi si vede. Su questo siamo d'accordo. E lei studia e prende voti buoni, no? Beh, sinora sì. Meno male. Lo faccio per mia sola soddisfazione. Ti contraddici, cognatina. Da un lato dice che dell'università non gliene importa niente e dall'altro fa di tutto per essere la prima della classe. Ti contraddici. Sei tu che non capisci niente. Non mi contraddico affatto. Dell'università e della laurea non me ne frega assolutamente niente, però un giorno potrà servirmi. E allora dove sta questa contraddizione? Ce la vedi tu, che sei un piccolo fottuto ben pensante? Su, smettila, lascia perdere certe espressioni. Ma no, perché? Falla parlare. È soltanto una bambina che usa le parole dei grandi. Ma è possibile che tu non riesca a capire che non credere alle istituzioni non significa necessariamente prescinderne? Scusa, Paola, ma adesso la ben pensante mi sembri tu. Sì, giusto. È una piccola fottuta ben pensante. Oh, ma con quello non si può nemmeno parlare. Ma come hai fatto a sposartelo? Per la verità non è che noi parliamo tanto. Ora basta. Beh, per stasera la vostra solita tensione può anche finire. Anche perché ho l'impressione che sia abbastanza scaduta. È lui che fa scadere il ritmo. Deve sempre alludere a quel coso che ha in mezzo alle gambe. L'hai sentita? Ma chi è che fa scadere il tono della conversazione, io o lei? Vi prego, cambiamo discorso. Hai mangiato parecchio, stasera? Sì, ma domani alle 6 sono in piedi e vado a caccia. Smaltirò tutto. Allora domani mangiamo caccia. Come no, se la compri in paese.
Beh, io vado a letto. Ah, domani mattina quando ti alzi, non mi svegliare, per favore. Sbrigati. Accidenti, non mi ricordo in quale borsa ho messo la lista della roba da prendere in paese. Che fai? Vieni con me domani tu? Oh no, non metterò piede in macchina per tutto il weekend. Scusami, ma non mi va di fare proprio nulla. Avete finito voi due? Sì, ancora un minuto, abbiamo finito. Dormi, se no domani non ce la fai. Ce la faccio, ce la faccio. Non ti preoccupare, ce la faccio sempre io. Vieni, Liliana, lascia che finisca la schiava. Liliana? Liliana? Va pure, ci penso io. Ciao, buonanotte. Buonanotte, Paola. Volevi dimenticare anche il tuo nome, dimenticare il tuo profumo e cancellare all'improvviso dalla mente, poi più niente. Dimenticare di dormire, dimenticare di pensare, dimenticare di mangiare, di Scusa, pensaci tu che io vado a prendere la borsa. Ok.
pronto il caffè. Ciao. Ciao. Paola. Che c'è? Fammi la cortesia, rifai i letti e prepara la tavola per quando ritorno. Rifaccio i letti, ma non preparo la tavola. Mangiamo fuori, non vedi com'è bello? Va bene. Ciao. Ciao. Fernet Branca non ha mai tradito una digestione. Ah. Fernet Branca, digestimola. Ah, questo è indispensabile. Fernet Branca. Peio, acqua oligominerale alpina. Peio, ottima acqua da tavola. Oh, questo. Bevete tranquillo. È Peio. Già. Io non volevo, me lo sentivo, me lo chiedevo. Non ci contavo, ma un po' ti amavo. A parte il fatto che non voglio fare all'amore, a parte il fatto che il sangue mi va alla testa, a parte il fatto che non mi sento di ragionare, interrompiamo il programma musicale per un comunicato urgente. Le autorità di polizia comunicano che è evaso dal carcere penale di Volterra tale Joe Brezzi, condannato all'ergastolo per omicidio a scopo di rapina. 5 anni fa il Brezzi si impossessò di 300 milioni mai ritrovati. La polizia italiana, in collaborazione con l'Interpol, sta effettuando le ricerche dell'evaso. Il Brezzi, che al momento dell'evasione indossava una canottiera blu con pantaloni jeans, è alto 1,75 m, capelli biondi e lisci, occhi chiari. A parte il fatto che con te sono un disegno animato, a parte il fatto che per la gola che mi prese mi hai afferrato, io ti volevo.
Sta buona, per favore. Comportati bene, se no ti sfondo la testa, chiaro? Sveglia. Fammi un caffè. Coraggio. Ti posso dare quello che hai avanzato questa mattina? Scava. Più forte. Non ce la faccio più. Sono stanca. Sono tutta sudata.
Paola? Paola! Ma che fai? Ti sei messa a dormire? Paola! Quando torna l'uomo? Quando torna l'uomo? Allora, quando torna? Slegami. Slegala. Ho fatto una domanda. Quando va a caccia non ha orari. Ma di solito non rientra mai più tardi delle 2. È un ergastolano. L'ho sentito alla radio. È quello fuggito ieri dal penitenziario di Volterra. Oddio, adesso che arriva Sergio, che cosa succederà? Speriamo niente. Sai, è venuto a cercare qualcosa. Qui? Ha scavato nel soggiorno. Ma dove? Io non ho visto niente. Là, sotto il camino. Paola, Sergio ha con sé il fucile. Sì, lo so, ma come possiamo fare? Bisognerebbe avvisarlo. Non lo farete. Imbavagliala. Forza! Sono tornato! Dove siete? Liliana? Paola? Oh!
Che cosa vuoi? Dove sono le donne? Sono di là. Avanti, alzati. Fermo. T'ho detto fermo. Scava. Ti faccio saltare la testa. Ok, che devo fare? Scava. Lasci stare. Faremo tutto quello che vuole. Ma non ci faccia del male. Io la prego. La prego. No, no. 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 Va bene. Faremo come vuole lei. Ma non gli faccia del male, la prego. Faremo tutto, tutto quello che vuole lei. Io torno di là. Torno di là. Quella di là chi è? È mia sorella. Mia sorella Paola. E lui è mio marito. Come sta Paola? Che le hai fatto? Niente, Sergio. Niente. Sta fermo. Fa quello che ti dice. Che cosa ha fatto Paola? Le ho fatto quello che le hai fatto tu. No, non come hai fatto tu. Noi abbiamo fatto l'amore. Io ho sentito parlare di lei alla radio. Faremo tutto quello che lei ci dice, mi creda. E poi lei se ne andrà. Noi non la denunceremo. Non ne vedo proprio l'opportunità, gliela assicuro. Le do la mia parola. Lei se ne potrà andare in tutta tranquillità. Ma la supplico. Non ci faccia del male. Tua sorella come sta? Sta bene, non preoccuparti. Se vuoi ti faccio vedere come sta. Paola! 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 Riprendi a lavorare. Paola, come stai? Sta bene, è sul letto.
Tua sorella e quello se la intendono. Li ho visti io stamattina. Ma che dice? Che dice? Quello che ho detto. Non dar retta a quello che dice questo criminale. Sin da ieri si strusciavano, quando sono scesi dall'auto. E poi stamattina, prima che se ne andasse a caccia. Riprendi a lavorare. E tu vai in camera da letto. Molto bene. Ora che tua moglie sa, puoi pensare alla ragazza. Scava, datti da fare col piccone. T'ho detto ad andare di là. Ma non sei inventato tutto. Non mi sono inventato niente. Non dar retta a quello che dice. Non lo vedi che siamo nelle mani di un pazzo? Ha ragione lo stronzo. Ma non sono un pazzo. Sotto il cemento c'è della roba mia. Se lo stronzo scava, la prendo, me ne vado e tutto finisce bene. Allora hai capito, prima finisci e prima me ne vado. Via. Beh, sì, è vero. Ma che importanza ha? Lo stronzo, come lo chiama quello, mi è saltato addosso un paio di volte. Ma tu non ci devi badare. Anche se non lo sai, lui lo fa con tutte. E me lo dici così? E come te lo dovrei dire? In musica, strappandomi i capelli? Ma dai, non fare la scema. Siamo in mano ad un assassino. Uno imprevedibile, lo vuoi capire? Ma che fai? Piangi? Eh sì, mi sembra giusto. Quello ci può ammazzare a tutti e tre da un momento all'altro. E lei che fa? Piange. Ma cerca di ragionare. Sto diventando matta. Non ti preoccupare delle donne. Tua moglie ti vuole bene. Fatti i fatti tuoi. Tu preferisci l'altra, eh? Quando stamattina è arrivato, mi stava per uccidere. Poi si è messo a scavare, a scavare. Ha fatto scavare anche me. E poi mi ha usato violenza. È vero. Beh, non è stato niente male. Devo dire che ci sa fare. Ma... di un po', tutta la forza che ci hai messo dipendeva dall'astinenza. Comunque mi sei piaciuto. E quando ti va, sono sempre pronta. E lui? Lui? Ma lui non serve a niente. Non sa fare niente. Servi solo quando non c'è altro. È un ripiego. Può accontentare giusto lei, che poverina non ha avuto altri uomini e quindi... quindi, ahimè, non può fare paragoni. Ma dimmi, da quanto tempo stavi dentro? Liliana, tu che sei tutto di lui, da quanto tempo stava dentro? Da quanto non scopava? Va ad aiutare lo stronzo. Come sta Liliana? E come deve stare Liliana? Male. Ma lei non sta male perché noi possiamo morire da un momento all'altro. No, signore! Sta male solamente perché tu le fai le corna. Ma se tu stamattina non avessi insistito. Se io stamattina. E se tu ieri, una settimana fa, un mese fa, eh? Ma che mi vuoi fare, il processo, forse? Zitti! Lavorate e basta. Thank you.
Metti sul tavolo. Fate più in là. Indietro. Ancora. Sono 300 milioni. Così te ne vai in Venezuela. Perché Venezuela? Beh, quelli come te con la grana non vanno tutti in Venezuela. E quelle come te dove vorrebbero andare? Io viaggerei, viaggerei fino a che non finiscono. Un mese in un posto e poi via. Dove? Allora, comincerei con l'Africa, poi con l'Asia, naturalmente l'Oceania, le Hawaii, Tahiti, Papete, Rio. Dunque, vediamo un po'. Direi che occhio e croce 300 milioni me li farei durare almeno una decina d'anni. Sì, non scialerei mica io. No, no, solo lo stretto necessario. Andresti con lui? No, andrei con te. Tu vali. Sul serio, perché non ce ne andiamo, tu e io? Loro non ci denuncerebbero, te lo garantisco. Dimenticherebbero tutto. Nessuno sa che sei venuto qua. E nessuno sa che i soldi erano sotto il camino. Come vedi, non hai nulla da temere. Lui non la pensa così. E che te ne frega di quello che pensa lui? Avresti me? Il mondo è pieno di sciacquette come te. E le sciacquette come te meritano solo stronzi come lui. Andate sul letto. Svelti. Spogliatevi. Anche tu, spogliati. Adesso dormite. Se vi affacciate, vi sparo in faccia. Capito? Che farà Liliana? Se la scoperà. Liliana non ci starà. Allora verrà a farsi te. A che pensi? Hai 300 milioni. Non mi vorrei dire che tu stai pensando se quello si scopa Liliana, eh? Che cosa possiamo fare? Dipende da quello che vuoi. Oppure da quello che noi due siamo disposti a rischiare. Ma quello è il fucile, usato da vicino ammazza. Come potremmo fare per disarmarlo? Siamo in tre. Se lo assaliamo insieme, quello più di un colpo non spara. Non contare su Liliana. Io non ci conto. Allora siamo due, io e te. Ascolta, se ci sappiamo fare, io sono sicura che quello più di un colpo non spara. E quel colpo dobbiamo fare in modo che non lo spari addosso a noi. Mi sono spiegata? Noi dobbiamo solo aspettare. Aspettare
Che lui ci chiami di là o che venga qua con Liliana. Dobbiamo aspettare soltanto il momento giusto e soprattutto è importante non sbagliare, è chiaro? Fame. Tieni. Gliene diamo anche a loro. Veramente non ne ho voglia. Vieni via con me. Ti prego, vieni. Vado a vedere se ci sono le chiavi nell'auto.